spacchettamento è una cosa bellissima. Spacchettiamo tutto il giorno, vediamo un po' che c'è. Ciao Danilo Gensi, finalmente posso tornare a esprimere la mia arte, l'arte dello spacchettamento, perché mi è arrivato questo pacco che tra l'altro è sigillato, quindi lo aprirò insieme a voi e vi faccio vedere delle belle cose. Ora, io dovrei fare quasi un video, tra virgolette, vendetta verso un mio collega, amico, anzi, di YouTube, ovvero il Marchese Bianconero, quando nomino degli YouTube... Però spacchettamento... Non è più attuale, devo trovare qualcosa di innovativo, di nuovo, di... Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, mi sono accorto di una cosa. Inizialmente volevo fare il Frostman, che sarebbe una specie di parodia di Delio, mio amico, The Postman, un po' come feci per Nino con Mino. Però poi mi sono accorto di un piccolo dettaglio che in realtà, cioè, non posso in nessun modo, insomma, non posso superare la mancanza di... Allora mi sono detto, è un postino, lo sappiamo tutti, allora mi sono messo la giacchetta, che è arancione, ha gli occhiali e ho gli occhiali anch'io. Mino è stato facile farlo, certo ovviamente siamo un po' diversi esteticamente io e Nino, però chiaramente in qualche modo siamo riusciti un po' a comunarsi. Ma quello che mi sono chiesto è come faccio a far Delio quando c'è un piccolo particolare al quale non posso ancora, del quale non posso ancora privarmi. Non me ne voglia Delio, ma ho i capelli e quindi mi sono detto non posso fare un'imitazione di un personaggio tenendomi i capelli. Pertanto ovviamente tutto il mio tentativo di fare il Postman, ho detto Frostman, finisce qui. Mi dispiace Delio, ma chiaramente ci risentiamo tra una ventina d'anni quando anch'io avrò qualche problema tricologico. Detto questo, oggi un nuovo spacchettamento, però non lo farò né io e non lo farà ovviamente neanche Mino. Cioè in realtà lo faccio io, non lo fa Mino. Volevo preparare qualcosa di diverso, ma poi mi sono accorto che in effetti quello dei capelli può essere un particolare abbastanza, cioè una peculiarità che è abbastanza sì, contraddistinta, ecco. E quindi mi sono detto passiamo allo spacchettamento e per questa volta lo farò io. Allora è arrivato oggi un pacchetto da ovviamente Calcio Basso Costo, che come sapete io e loro, Egidio, che saluto, stiamo facendo questa collaborazione, questa partnership, non solo io, non solo lui, ma anche lui e altri youtuber, sapete, Nino, Delio e tanti altri juventini non, e ovviamente da loro avevo preso già questa cosa qua bellissima, se ricordate bene, dei 120 anni col 10, che è un po' simbolico, in realtà non per di male in sé, ma per la simbologia di questo personaggio, e nel rinnovo della partnership mi sono fatto ricapitare questo, che non sarà l'unica cosa che arriverà a casa mia, perché arriverà un altro pacco nelle prossime 2-3 settimane, dipende dalle spedizioni che ho ordinato oltre a questa, però in due momenti diversi, quindi direi che possiamo aprire questa. Questa è una sorpresa, perché quello che ho chiesto è una cosa un po' diversa rispetto al solito. Non troverete, non sarà una maglia della Juve, lo dico già, questa no, ma quella prossima sicuramente sì. E ho fatto questa scelta per un po' cambiare, un po' per insomma, dichiarare la mia tifo circa una cosa che adesso capirete. Ve la faccio vedere così, che in realtà avete un po' di bianco, un po' di rosso, un po' di blu, quindi magari fate già un'idea. Io la apro, ma non la faccio vedere subito perché si capirebbe troppo. È già stupenda, la cosa mi emoziona assai. Apriamola. E poi vi spiegherò anche la scelta, perché è una scelta un po' mainstream, nel senso che sì, potrei prendere questa maglia di questo giocatore, ma in certe vesti invece ho deciso di prendere in vesti totalmente differenti. Eccola qua, guardate che figata tra l'altro. Signori, questa maglia qua è la maglia della Croazia di un giocatore che è Mario Mandzukic. Allora, questa è la maglia che ho deciso di prendere per due motivi precisi. Il primo è che l'Italia non ha i mondiali, quindi mi tocca trovare una squadra che da tifare o perlomeno simpatizzare,
Ed è proprio la Croazia. Croazia perché ho sempre avuto un particolare occhio di riguardo per la Croazia, per il fatto che vado in vacanza certe volte e quindi mi piace la Croazia, mi piace la gente croata e mi piace i posti in sé, quindi anche la nazionale che è molto forte a parere mio. E intanto c'è un'etichetta qua, perché ricordiamo che a differenza della Juve vestono Nike e non Adidas, quindi c'è tutto il discorso Nike. Perché di Mandzukic? Perché chiaramente tra i giocatori della Croazia Mandzukic è quello che mi piace di più per il discorso della Juventus. Quindi chiaramente mi sono deciso di prendere quello di Mandzukic un po' per tributare al giocatore in sé, un po' per tributare questa mia simpatia per la Croazia. Quindi semplicemente mi sono preso questa maglia di Mandzukic con tutti gli accenti al posto giusto, a calcio basso costo della Croazia. È una L che è la mia taglia. Non me la metto perché non c'ho voglia di cambiarmi, ma sicuramente magari lo utilizzerò sotto i mondiali per qualche video, vediamo così, però è perfetta perché la taglia giusta, vestono un po' diverso le Nike rispetto alle Adidas perché hanno degli standard diversi, ma questo è risaputo. E niente, come sempre questo è il logo ricamato, quindi non questo è Nike, è ricamato, la patch del World Cup Russia 2018 e di qua quello della FIFA, My Game is a Fair Play. Niente. Questa è, ho preso la prima, a dire che possa piacere o no, ovviamente queste erano, nel senso che non faccio io, non sono lo stilista, però chiaramente mi piaceva avere una della Croazia e di Mandzukic, e quindi a prescindere da come motivo che piaccia o non piaccia, quadretti così, l'ho presa e quindi niente. Semplicemente questo, allora io vi invito adesso a seguire la pagina Calcio Basso Costo, con la quale collaboro, pagina Facebook e ovviamente il sito dal quale potete acquistare i vostri prodotti se volete. Sotto il link in descrizione con tanto di sconto, lo sconto partner appunto, quindi avete un codice che si riferisce a me, col quale avrete il 10% di sconto, quindi uno sconto interessante che perlomeno va un po' ad abbassare il costo, poi magari se fate degli acquisti cumulativi con due o tre maglie la cosa può essere veramente molto interessante ed economica, ecco a tal punto. Quindi vi invito a seguire la pagina, vi invito a seguire il sito ovviamente dal quale potete accedere per gli acquisti, vi invito a seguire ovviamente tutti i partner che fanno questa collaborazione con Egidio, che appunto è colui che gestisce Calcio a Basso Costo, quindi vi invito a visitare e a comprare nel caso abbiate bisogno perché la qualità è molto buona, è molto alta, parlo di qualità delle maglie che sono repliche autorizzate e parlo di tutta la qualità, come il fatto che abbiano l'autenticità dei loghi, di tutto quanto, del patch. E così via, quindi fate veramente dei buoni acquisti risparmiando un pochino rispetto agli store ufficiali che hanno prodotti di qualità non 10 volte superiore ma ve li fa pagare almeno 4 volte quello che è il prezzo invece che propongono loro. Come sempre forza Juve, forza Croazia in questo caso, forza Mandzukic e un saluto anche ad Elio che ovviamente non ho potuto imitare per motivi, cioè, diciamo di tranquilli, cioè quelli motivi là, insomma. E quindi alla prossima. Pau!